Dottor Brown, qual è innanzitutto la percezione dei cittadini tedeschi nei confronti del tema dell'immigrazione? Sicuramente ci troviamo di fronte a un paese spaccato, cioè, possiamo dire spaccato metà, metà, una metà aperta e favorevole e ottimista, l'altra metà un po' impaurita, scettica e con una sacca anche di razzisti, che però non è la metà. Saranno un 10-15%, un po' la quota fisiologica, però è un tema molto dibattuto e combattuto in Germania. Ecco, in Italia la percezione che si ha da parte dei cittadini del fenomeno dell'immigrazione è diversa rispetto al reale. I cittadini italiani percepiscono una quantità superiore di immigrazione rispetto a quella reale. È così anche in Germania? È così un po' dappertutto, esistono delle ricerche internazionali, dei sondaggi che ci dicono che la sovrastima ci sta dappertutto, però non ci sta ai livelli italiani. Gli italiani arrivano a stimare in media una presenza di 20 milioni di immigrati, sarebbe un terzo del popolo. Io stesso ho saputo da una persona a Roma che A, a Roma saremmo in 6 milioni, mentre siamo in 3 milioni, B, che questi 6 milioni sarebbero divisi 3 di italiani e 3 di stranieri. Cifra assurda, a quei livelli non arriviamo in Germania, anche se la presenza degli immigrati è più alta rispetto all'Italia, mentre nell'Italia parliamo dell'8, in Germania parliamo del 12, e lì le sovrastime arriveranno al 15-20%. Senta, invece, rispetto alle politiche del governo, qual è la priorità che viene, diciamo, data a questo tema? Ma la priorità, il discorso che domina tutto per la maggioranza è la questione dell'integrazione, fare le politiche che facciano in modo che chi è arrivato poi sia integrato, nel senso che abbia un lavoro, soprattutto un modo quindi di essere autosufficiente. Primo tema, ma integrazione vuol dire anche integrazione sociale e culturale, e questa è sicuramente la priorità numero uno per la maggioranza dei cittadini. Ha parlato nel suo intervento dei rapporti tra Italia e Germania nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi anni, parlando sia di divergenze ma anche di convergenze e di un atteggiamento da parte della Germania che nell'ultima fase sarebbe in qualche modo un po' cambiato. È Sì, così? è così, è cambiato il rapporto della Germania verso l'Italia. C'è stato lo shock di Lampedusa del 2013 con la grande tragedia di 368 morti, che ha fatto svegliare un po' la Germania verso il dramma del Mediterraneo e ha cambiato fortemente l'orientamento dell'opinione pubblica, che fino ad allora o non ha guardato o ha pensato è un problema italiano, o ha pensato gli italiani lo stanno scaricando su noi perché poi metà di quei profughi arrivano in Germania. Sin da allora, una buona fetta dell'opinione pubblica vede le questioni in maniera diversa. Però la politica ha seguito fino a poco tempo fa il discorso del manteniamo il regime di Dublino, quindi chi è arrivato in Italia faccia la procedura di riconoscimento, asilo, protezione umanitaria o chi per loro. In Italia questo orientamento sta cambiando. La Germania oggi fra i pochi paesi nell'Unione Europea che si battono per delle soluzioni condivise e che partono un po' dal ragionamento italiano. Chi arriva in Italia non arriva in Italia, ma in Europa. Senta, quanto influisce la politica dei paesi Visegrad rispetto a una mancanza di accordo nei confronti di una ridistribuzione dei flussi migratori? Ma l'influenza c'è stata nel senso di freno sin dal 2015, quando
la cancelliera Merkel apra, anche se per un periodo limitato, le frontiere, da chi deve incontrare subito l'opposizione è dalla Polonia, dall'Ungheria in primis, ma anche Repubblica Ceca e Slovacchia, che chiudono a qualsiasi discorso di condivisione e responsabilità, di solidarietà verso altri paesi. Infatti, i rapporti della Germania con quei paesi sul argomento rifugiati, profughi sono più che tesi, lì siamo veramente agli antipodi. Senta, le faccio un'altra domanda, cambiando un po' Va bene. discorso, perché proprio negli ultimi giorni c'è stata un'apertura da parte del ministro delle finanze tedesco a sbloccare il negoziato sull'Unione bancaria europea, di cui però si è parlato pochissimo. Che significato ha questo nuovo atteggiamento? Ma è tutto da vedere che significato ha. Io me ne rallegro intanto a livello di principio, perché secondo me l'euro può reggere solo se anche lì, un po' come con i rifugiati, riscopriamo un principio di condivisione, di solidarietà. Non può essere che ognuno gioca solo per la sua squadra, intendo la squadra non come Europa, ma come singolo paese. E la Germania, in tutta la crisi dell'euro, finora ha fatto la faccia feroce, spesso e volentieri, dicendo agli altri di mettere i conti in ordine, di trovare i modi, di stare ai patti, senza porre la questione se quei patti, come sono stati definiti a suo tempo, a cominciare da Maastricht, sono sostenibili per tutti i soci del club dell'euro. Già come professione di un principio, dire completiamo l'unione bancaria, secondo me è un progresso. Adesso è come il bugiardino, va letto quello che è scritto in tipi minuscoli per capire bene fino a dove arriva questa apertura. Grazie, buon lavoro. Grazie.